ragazzi, video serale, purtroppo la vita va così di nuovo, quindi scusate le luci ma ascoltate. Oggi sono qui a dirvi che i risultati nel bodybuilding o comunque in tutti gli sport, ma non essendo il bodybuilding uno sport di performance in quanto a chili sollevati, disco lanciato eccetera, non si vedono subito, e che quindi determinati protocolli, programmi di allenamento potrebbero essere giusti e star funzionando, ma non vedendo i risultati subito decidiamo di cambiarli o di fare comunque delle modifiche. Ragazzi, dovete mettervi in testa che bisogna avere le palle di crearsi oppure di farci creare una programmazione, un protocollo da seguire, e di seguirlo e di credere in quello che si fa. Poi sicuramente si sbaglierà, e tutti hanno sbagliato nelle loro programmazioni, da questo nasce l'esperienza, lo studio eccetera, ma bisogna avere le palle di continuare in una programmazione finché non si vedono degli stalli veri e propri molto duri da superare. Allora lì bisogna variare, ma se non vedete i bicipiti crescere dopo 5-6 anni che vi allenate e non li vedete crescere con un protocollo di allenamento subito, ragazzi, vi dovete semplicemente dare tempo. A volte non è detto che bisogna modificare qualcosa, magari quello che state facendo sta funzionando, ma bisogna dare tempo ai muscoli di crescere, perché ragazzi non è facile mettere sul muscolo. Dimagrire è molto facile, si mangia di meno o si fa più attività e pian piano si vede la percentuale di grasso a occhio che va giù, ma i millimetrini di massa magra che si mettono su si fa fatica a vederli subito, soprattutto se è tanto che ci si allena. Quindi a volte bisogna semplicemente seguire, avere fiducia nella propria programmazione. Poi ovviamente si avrà sbagliato qualcosa, si poteva fare qualcos'altro meglio, ma dovete avere le palle di star lì. È così, anch'io ci sono incappato in questo errore, perché mi piaceva e mi piace tuttora vedere tutto subito, ok? Quindi magari preferivo seguire dei protocolli di pompaggio perché vedevo le braccia mentre l'allenavo, solo mentre l'allenavo, e mezz'ora dopo super mega pompate, dicevo oh, allora sì, adesso diventeranno grosse. Invece niente, quando ho iniziato a stare con le palle, con la fotta su una determinata programmazione, allora lì ho visto dei risultati non mirabolanti, perché come ho sempre detto, se la genetica non ci aiuta non avremo mai le braccia di uno che è nato fortunato geneticamente, ma comunque non bisogna mollare la presa. Quindi vi create la vostra programmazione se ne siete capaci, o ve la fate creare da qualcuno che sia capace, e semplicemente la seguite senza farvi troppe domande all'inizio. Vi segnate quello che fate, le progressioni eccetera, quello assolutamente sì, si rispetta il protocollo come va rispettato, come Dio comanda. Ma non fatevi troppe domande. Oddio, starò crescendo, oddio, forse se facessi, oddio, adesso scrollo TikTok, vedo che i bicipiti vanno fatti in questo modo, più allungamento, panca piana. Ragazzi, seguite la vostra programmazione. Quando avrete appurato con semplici trial and error all'inizio che non sta funzionando per niente, ma dopo almeno 6, 8, 10 mesi, allora lì potete decidere di cambiare qualcosa. Le variazioni di esercizio possono avvenire anche un po' prima, non ci vogliono 6-8 mesi per cambiare esercizio, ma a livello di intensità, di rep range, di volumi, dovete cercare di mantenere la presa lì senza fare troppe modifiche. Non è che ogni mese cambiate il rep range dei curl con i bicipiti, prima state sui 6-8, dopo ne fate 10-15. Bisogna mantenere le cose come stanno finché non abbiamo appurato di aver sbagliato qualcosa, e allora a quel punto si modifica, però rimanete lì. Detto questo, ragazzi, spero di essere stato utile. Se avete dei dubbi o magari siete in stallo, magari avete dei problemi nel far crescere un determinato gruppo muscolare, non sapete come partire nemmeno, lo scrivete qua sotto nei commenti e cerco di rispondervi. E poi se l'argomento è interessante ci faccio addirittura un video. Non costa niente, quindi ragazzi siete fortunati. Ci vediamo alla prossima.